Centrale il ruolo delle banche nella fase di crisi provocata dall'emergenza sanitaria per il coronavirus e alla luce dei decreti del governo. In particolare diverse le iniziative adottate dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata per andare incontro ai cittadini e alle imprese del territorio. Guardando a tutti i decreti che sono stati emanati in queste ultime settimane, quali sono le ricadute dal punto di vista economico e quale ruolo assume la banca al centro di queste nuove normative? Mi lasci fare una premessa. Le istituzioni in questa fase stanno legiferando in maniera molto serrata. A nottetempo i decreti sono stati come dire, predisposti e preparati, sia quello del 17 marzo, ma anche quello appunto il cosiddetto decreto appunto per la liquidità alle imprese. E di fatto tutto converge verso il sistema bancario che oggi deve supplire naturalmente a tutte le esigenze che improvvisamente sono ricadute sulle famiglie, sulle imprese senza alcun tipo di previsione. Si è di fatto improvvisamente inceppato quello che chiamiamo in gergo la catena del valore. E quindi su questa base nessuno ha potuto prevedere questo e oggi bisogna andare in soccorso creando tutte le situazioni necessarie e sufficienti per, in primo luogo, supplire e cercare di creare subito un argine alla situazione di crisi improvvisa. Questo fa parte della prima decretazione che è stata quella del 17 marzo. Questa seconda decretazione invece mette in campo energie e risorse che sono poi la liquidità di cui sia le imprese che le famiglie, ma in particolar modo questo secondo decreto è dedicato totalmente alle imprese, sono improvvisamente come dire, costrette a ricercare. Cos'è il decreto e quali sono le legiferazioni? Il decreto cerca di mettere a disposizione appunto la liquidità, ma soprattutto cerca di dare respiro fondamentalmente alle imprese e alle famiglie, sperando naturalmente che ci sia comunque una riconversione nell'arco dei prossimi mesi. Quindi la sostanza in tutto questo è che le banche oggi hanno questo come dire, compito. Devo dire che tutti i colleghi stanno gestendo con grande attività e con grande senso di responsabilità la consapevolezza che oggi il sistema bancario è al centro di questa grande esigenza, di questi dei conseguenti problemi che sono determinati. Un ruolo centrale dunque che però va anche fatto coincidere con un nuovo tipo di organizzazione del lavoro. Sì, lei dice bene perché ecco, se lei pensa che si è improvvisamente dovuto rigenerare tutto un processo del lavoro che, a cui nessuno di noi era preparato, pensi che anche la nostra banca, che comunque è una banca regionale, non una banca ovviamente di natura nazionale, ma comunque una banca che ha dovuto mettere in campo delle energie per consentire al ormai 60% dei nostri colleghi di lavorare in modalità remota, in smart working. Quindi è stata una riconversione, ripeto, sotto il profilo degli investimenti, dell'IT, del processo e della programmazione dei tempi di lavoro estremamente invasiva. In tutto questo con naturalmente la necessità di scaricare subito a terra le risposte alle famiglie e alle imprese. È un esercizio non facile, mi credo. Come istituto di credito state pensando, studiando delle agevolazioni per i clienti? Sì, guardi, allora, intanto una precisazione molto importante. La mia banca, consapevole naturalmente delle problematiche che subito si erano dovute gestire, ma vedo che gran parte del sistema bancario operato in questo modo, ha subito messo a terra, nello specifico, delle iniziative indipendenti rispetto al decreto e comunque preventive rispetto al decreto. Per le famiglie, ad esempio, abbiamo deciso, nelle more che fossero adottate le misure che poi sono state diciamo, adottate nel cosiddetto articolo 54 del decreto, ovvero sospendere tutti i finanziamenti e i mutui dedicati appunto alle famiglie che fossero in difficoltà, ecco, la mia banca ha, nelle settimane precedenti alla decretazione aveva subito provveduto, come anche nel caso delle imprese, soprattutto per finanziare il cosiddetto ciclo attivo, ovvero l'incapacità delle imprese di incassare fatturato, ha subito messo in campo una serie di iniziative che hanno teso a dare maggiore respiro appunto alle imprese con delle proroghe che sono arrivate e arrivano fino a 180 giorni. Si è andato poi diciamo, decretare, a consentire naturalmente di utilizzare le ulteriori previsioni del decreto con le misure che riguardano soprattutto il consolidamento dell'esposizione breve. Mi preme precisare
che questa modalità di interazione con le imprese non era possibile fino a qualche settimana fa, perché anche a livello europeo si sono dovuti prendere dei provvedimenti estremamente importanti, si chiamano in gergo tecnicamente misure di forbearance, che oggi vengono sospese e quindi consentono alle banche di poter erogare senza cadere appunto nella necessità di andare a fare i cosiddetti accantonamenti nel mondo dei non performing, che invece nella precedente situazione dovevano essere invece attuati. Quindi in realtà oggi le banche cosa hanno potuto fare? Hanno potuto adottare degli strumenti che possono consentire effettivamente di ottenere nuova finanza senza incorrere appunto nelle normative purtroppo procicliche che la normativa europea di fatto mette in campo. Quindi in sostanza, per sintetizzare, sono state messe in campo delle attività anticicliche cercando di spezzare appunto un deflusso verso sicuramente situazioni di crisi molto più importanti. Nella concretezza, noi adesso abbiamo messo a disposizione delle imprese appunto quello che abbiamo chiamato il finanziamento del ciclo attivo, con dei finanziamenti di rilievo affari che vengono messi a disposizione per finanziare appunto i costi del personale, il pagamento quindi non solo degli stipendi ma anche delle tasse, ma anche dei fornitori. Tutto questo grazie appunto a delle misure che dovrebbero diventare molto agevoli e consentire, se non altro, di prendere del tempo. Cosa ci sarà dopo la crisi? Beh, questo è difficilissimo per ciascuno di noi poterlo immaginare. Possiamo sicuramente dire che questa crisi sarà, ahimè, molto selettiva, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura, dobbiamo assolutamente essere in questo momento in grado di mantenere molto bene i nervi, come dire, calmi, a posto, e immaginare un futuro nel quale poi le imprese, le banche, ma anche le istituzioni possano creare invece le condizioni anche per superare, per mettere in campo misure per il dopo crisi. Non solo sostegno alle famiglie e alle imprese, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata si è spesa anche a supporto delle strutture sanitarie del territorio attraverso due importanti donazioni. Nel particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca, presieduto da Leonardo Patroni Griffi, ha deliberato lo stanziamento di un importo pari a 100.000 euro destinato a supportare la rianimazione e la terapia intensiva dell'ospedale della Murgia Fabio Perinei. La Banca inoltre ha donato 50.000 euro all'ente ecclesiastico ospedale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti, individuato dalla Regione Puglia tra gli hub di riferimento per arginare l'emergenza Covid-19. Massima attenzione infine al tema della sicurezza per la tutela della salute dei clienti e dei dipendenti. Quali sono le iniziative dal punto di vista della sicurezza e della tutela per quanto riguarda la salute dei clienti e dei dipendenti della banca? Noi ci siamo dati da fare, cercando il più possibile di anticipare anche quelle che poi sono diventate vere e proprie disposizioni governative. E come dicevo, sin da subito, soprattutto diciamo a cavallo del fine settimana del 7-8 di marzo, dopo la situazione è diventata abbastanza preoccupante, abbiamo subito costituito un comitato interno destinato alla gestione dell'emergenza. Si riunisce due volte a settimana e cerca di portare avanti tutte le iniziative correlate. Abbiamo creato una normativa che spiegasse quali fossero i comportamenti da adottare all'interno della banca e nei confronti dei clienti, la cartellonistica da affiggere, aggiornandola via via che emergevano nuovi fabbisogni da parte degli incontri che abbiamo avuto direttamente noi con i sindacati, che hanno dato una grande mano in termini costruttivi e di consigli, o quando avveniva direttamente dall'ABI. Poi abbiamo creato una macchina operativa per la distribuzione interna di mascherine, guanti, gel, partendo da zero in un momento anche in cui la dotazione non era facile da ottenere. E per terza cosa abbiamo creato appunto un protocollo di lavoro a distanza, di lavoro agile, che consentisse a tutti di poter lavorare a distanza. Oggi il 60% del personale banca lavora da casa, a turnazione. Altra cosa che abbiamo fatto è creare un protocollo interno che gestisse l'eventuale, purtroppo, emergenza, cioè casi di Covid che tra i nostri clienti o, ahimè, fra i nostri dipendenti si potessero creare. E questo protocollo prevede una sanificazione tutte le volte che abbiamo anche
lontanamente l'ipotesi che un cittadino che abbia avuto un caso di Covid sia passato dalla filiale. Abbiamo già sanificato circa 40 delle nostre filiali e abbiamo un protocollo che ogni 2 settimane prevede la sanificazione ripetuta. Quindi queste sono state in sostanza le iniziative che abbiamo avviato e che, come ripeto, ogni due giorni, 2 volte a settimana aggiorniamo periodicamente.